A poco più di un mese dalla scomparsa dell'amato papà, la cantante ne parla per la prima volta. Sono giorni difficili per Emma Marrone, che poco più di un mese fa, lo scorso 5 settembre, ha perso il suo amato papà. Rosario Marrone è morto a causa di una leucemia, contro cui lottava da un anno. E la cantante solo adesso ha parlato di quei momenti terribili e dei suoi ultimi istanti di vita. Alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato il film che l'ha vista protagonista, Il Ritorno, Emma ha parlato senza filtri con il pubblico. Felice per la grande dimostrazione d'affetto e per l'apprezzamento dimostrato nei suoi confronti, in versione attrice, Emma ha ringraziato tutte le persone che hanno condiviso con lei questa esperienza, vissuta nel momento più difficile della sua vita. Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine. Emma ha parlato anche di sua madre. Mi ha insegnato a prendermi cura di me più internamente che esternamente. È una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici. È la mamma più bella del mondo. E vedendola sul grande schermo, una mamma orgogliosa. Così come sicuramente sarà orgoglioso suo padre. Di questo Emma, come ha detto, ne è convinta e grata. Thank you.